Senti, vorrei cambiare completamente topic. Sì. Facendo entrare anche un ospite speciale. Ah, uno dei famosi. Uno, sì, non è Dario, ragazzi, è un No, non è ospite Dario. che vi avevo anche detto che sarebbe venuto qui. Vado a chiamarlo, lascio un attimo Giampiero qua con voi, ve Sì. lo presento e parliamo un po' con lui di Giampiero, di un topic diverso. Sì. Ciao Marcolino e ancora tanti auguri. Vado a correre perché sono un ciccione di merda. Non Fai come bene. te. Tu oltre che ciccione sei pure stronzo. Peggio. Scherzo? No. Sì? Giovanni? 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 Nani? Nani? Sfruppolo? Sfruppolo? E o? Oh. Prego. Qui c'è. Posso toglierti gli occhiali? Io non voglio che tu fai niente. Metto un attimo il fuoco, scusami. Puoi guardare che ti metto un po'. Potresti presentarti? Ciao ragazzi, sono Giovanni Belardi. Lo possiamo dire? Sono io. Ciao Giovanni, come A te auguri. auguri. Auguri che a te l'ha detto, Boh, Porca. incredibile. È incredibile, la mia faccia esiste È adesso. finalmente successo. Che cazzo di tempo perfetto. Sì, sì, Wow, sì, sì. bravissimo. Come stai, bro? Bene, benissimo. Lo sai che sei qui solo perché Solo mi per vedo dentro la Ma leggenda, io non la avevo dubbi. leggenda. Sì. top ospite. Ma chi è? Sage, si vede che fai schifo come persona in tutti i sensi. Scherzo. Top Giovanni, potreste flippare perché vorrei Sì, rivederlo, non flippate, so, un please. cazzo. Bro, la gente conosce il tuo nome, ma non sa un cazzo Di di me. nient'altro, assurdo. Fammi qualche domanda. No, più che altro, come ci siamo conosciuti e come è Dimmi. nato tutto il meme. Il meme in realtà io l'ho spiegato, prima a lui perché pure lui, cioè tu un giorno mi hai contattato e mi hai detto: Bro, vedo che dici il mio nome spesso, che cazzo sta No, allora, storia? posso raccontare com'è andata? Vai, vai. Allora, è successo Giovanni questo. Bellardi Giovanni chi? Giovanni Belardi, cane. Allora, è successo questo. Arrivano persone che io non conosco sul mio canale YouTube e cominciano a scrivermi: Ciao Giovanni Belardi. Sotto ai video, cioè, che manco l'avranno visti, ovviamente. Ciao Giovanni Belardi. Ciao Giovanni. Oppure, ciao Marco, ti vedo dimagrito. Ti vedo Cosa? cambiato. Cose così. Incredibile. Cose così, e io dico: Ma che cazzo sta succedendo? Poi arriva un ragazzo e mi dice: Che c'è scritto lì? Belardi Maximus. Perché questo nome? Vaffanculo, Ah, questo è quando. ovviamente. Beh, sembra donato 2 euro. No, vabbè, è arrivato Giovanni. Col cazzo che vado con. Grazie a Dio, No! Giovanni, 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 Oddio, per un po'. Giovanni, 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 Giovanni,
mezza, me ne hai rovinato una live. Bellissimo. Bene, mi piace questo. Questo c'è stato sto video. Comunque arriva un ragazzo e mi dice: guarda le storie. Ma posso farti una fetta di torto? Sì, certo, devi. Posso usare questo piattino qui? Non mi schifo, tranquillo. Okay. Io però volevo un pezzo di coroncina. Ok, coroncina è qui. Buono, bravo, bella scelta. Scusa. Bella scelta. Tutti sì o no? Divertiti. Ah, ma è vera. Sì, sì. È molto buona anche questa. C'è uno strato tipo difficile da strappare. Sì. E tutto quello attorno. Ma è carta dentro. No, è presente tipo quella carta che è tipo il... Ma perché si mangia? Sì. Vabbè, ma tanto che succede?
Già, questa è la cosa peggiore che può succedere. Appunto. Ci sono i capelli di Marco. No, sotto. Infatti io ho fatto mangiare sopra. Non ti mangio un pezzettino. È buono. Quindi vengono a cagarti il cazzo. Figurati, con simpatia. Comunque arriva un ragazzo. Vado io, mi dice, guarda le storie di Marco. Anche una forchetta o coltello. Vado a guardare le storie di Marco. E mi accorgo che c'era il box con le domande, no? Ok. E fra queste, una cosa dove tu dicevi, un ragazzo gli chiedeva qual è il tuo canale di YouTube, e tu hai scritto Giovanni Belardi. E da lì credo che poi è partito tutto. Allora, io e Giovanni Belardi ci siamo conosciuti nel periodo delle superiori, perché... Ricordi l'anno? No, però si parla di 10 anni fa. Anche di più. Ci siamo conosciuti nel periodo delle superiori perché io avevo... allaccio di rapporti. No. In classe da me c'era Fabio Altadonna, che è il mio vicino di casa. Che è il suo vicino di casa. Era un mio vecchio amico e saluto tanto. Uno dei pochissimi che mi stava simpatico. Dai simpatici di Messina. Prendere anche la torta, bro. E lui con gli amici gli amici intimi che aveva Fabio, c'era lui fra gli amici intimi. E quindi abbiamo iniziato a uscire assieme. Solamente che poi tu te ne sei andato dove? Ma questo dopo anni, però. Sì, però diciamo che la frequentazione assidua è successa dopo la scuola, sì. Non durante. Sì. Ed è durata 1 o 2 annetti. Sì, però molto intensi, possiamo dirlo. Molto intensi. Della serie ogni giorno insieme. Quasi ogni giorno insieme, perché sì, il gruppo dopo la scuola era sempre ogni giorno insieme. Io ho odiato quel periodo, perché... intanto avevo sempre doppi fini, io sempre. Anche con me? No, con te no. Vedi? Con te no. Nel senso, avevo doppi fini di uscire. Ovviamente ti dico no. Certo. Se era pure la persona con cui avevo doppi fini, gli dicevo no. Con te no. Che hai detto, Giampiero? Wow. Scusa. No, ho sentito un ma veramente male. Ma è una canzone di un nostro amico. Ricordi? No, è strano averla detta adesso. Pensavo a quella canzone, così okay. Bravo. Comunque lui. È finto. Sentito. Questo è finto, questo è vero. Che delusione. È vero? Sono malissimo. Ah, io non sono riuscito a finirla. È la cosa più. Ma infatti un pezzettino. Allora non andare di... poca. Ma quando finirà questa torta adesso? Vabbè, ci sono un po' di ospitini. Dai, ci sono un po' di ospitini, fortunatamente. Ma quante strade c'ha? 3 strade. Comunque di è buono, è buono. Già. Bello, questo lo lascio. Ah sì. Ecco amico, grazie. Tac. Quasi a Milano. Auguri a Marco. La cura è te, Giovanni Belardi. Grazie. E io... Cosa ricordi di quel periodo là? Io? Sì. Allora, se posso dire, io ricordi molto belli. Anche perché io non avevo doppi fini. Ok. Ok. No, vabbè, a parte gli scherzi, io mi ricordo che la cosa che ci legava soprattutto tanto rispetto ad altri era la musica. Ci eravamo molto presi perché in quel periodo tutti e due, soprattutto tu forse. Vai, dillo. Voglio sentire. Lo posso dire? Non so manco di cosa sta per dire. No, voglio sentire che cosa ascoltavi. Vabbè, ma non è una cosa, secondo me, positivissima. Vai. Perché sono fighissimi. Eri in fissa con il sistema of a Down. Oddio. Ma non solo, non so. Io avevo da poco invece smesso di ascoltarli. Perché hai iniziato, possiamo dirlo anche quello. Yim. Ecco, Yim. Aspetta, i Fat Midler. Quelli sono dignitosi. Cazzo. Vedo mia sono dignitosissimi. Stop Down. Io ogni volta che lo dico la gente si incazza. Sono i One Direction del metal. Un po'. Io l'ho visti dal vivo. Ma so che fanno schifo dal vivo. Sì. Ora sì, ma prima no. Io qual è la canzone preferita di Stop Down? Penso Chopsway. Chopsway. Ma anche Bio B. Mamma mia. Bio B. Ti ricordi? Abbiamo suonato anche a casa tua e nella saletta. Allora, prova. Il mio cervello ha veramente... sta già viaggiando in cose. No, il mio cervello dopo... Cioè, siccome odio... Ho veramente odiato il Marco Marino di quei tempi là. Ok. Ho veramente lanciato tutto, anche i ricordi belli, purtroppo. Però vi posso dire sinceramente, a distanza di anni, che io volevo molto bene. Tu? Ti volevo molto bene. Mi fa piacere, bro. Io ero distante ed ero una merda. Invece. Ti posso chiedere come mai e poi me ne vado? Perché odiavi il Marco Merino di quel tempo? Perché, allora... Com'era quel Marco Merino? No, perché ancora io le prime interazioni sociali le ho avute alle superiori, no? Anche io. Però le prime interazioni sociali, averle a scuola è un po' brutto, perché a scuola sei costretto ad averle. Vero. Non vuoi vedere quelle persone, tu devi vederle.
Perciò, quando sono uscito dalla scuola e ho continuato a uscire con loro, era molto più inerzia che voglia. Anche perché questo era carburato dal fatto che erano le prime relazioni anche sentimentali e io non avevo ancora capito molto di me, per niente. Non avevo capito che in intimità facessi schifo. Vero? No, non lo sapevo, bro. Infatti mi avvicinavo alle... Io sono molto cambiato e migliorato in realtà, anche se tutti i meme di questo canale potrebbero dire il contrario. Però tempo fa era veramente una questione di... Io mi avvicino a qualcuno, gli voglio estremamente bene, ma se fa una minima cazzata lo smerdo. Ma perché fai? Bro, per motivi che ti starei qua ad annoiare, però ero così. E siccome è a ripensarci, anche persone come lui, che invece hanno bei ricordi, a me dà molto fastidio che un ricordo unico, due persone debbano vivere in maniera diversa, semplicemente perché io, dopo che sono cresciuto, ho capito che molti modus operandi miei del passato erano solo merda. Ed è una cosa, ragazzi, che ovviamente la sto facendo super tragica, ma quello che vi invito a fare tutti, con voi, se non vi vanno bene le cose nella vita... Chiedetevi sempre, ma sono io? Perché io ero anche in una situazione, perché ero anche da poco diventato famoso, quindi mi sentivo un po' il cazzo sugato. Certo. Avevo quell'euforia di non ho bisogno di nessuno, quindi posso smettere. Ero una... Non mi piacevo per niente. Ma... E non lo capivo. Ma tu questa cosa la reputi come un difetto? Cioè? Cioè, tu, quella parte, ok? Quel cioè, Marco non essere bravo non in intimità? Piace. Ma no, bravo, aspetta, con gli amici intendi. Quelle, allora, quella cosa è perché Marco a te non ti piaceva? Per questo motivo, okay? Ok? Questa cosa è un difetto. Cosa? Che è successo? No, fa parte di me. Era no, un comportamento che avevi in quel certo, momento, certo. Quindi ora non ce l'hai più. Non ce l'ho più. Ok. Non a quei livelli. Ok. Non per niente a quei livelli. C'era Luigi che aveva capito molto di me da questo punto di vista qua. Aveva capito molto, molto, molto di me. Ricchiotto, benvenuto primo Besi. Quindi sì. Marco e ciao Giovanni Belardi. Ciao. Grazie della salve, bro. Infatti il periodo in cui ho iniziato molto a dubitare di me e a riformarmi, a farmi proprio un esame di coscienza è stato proprio quando il gruppo si è separato. Perché una volta eravamo un casino, mi ricordo. Eravamo 20 persone, forse di più. Andavamo sempre alla piazzetta. Sì. Che figo era. Mattia Broccoletto. Ragazzi, vi lascio nel vostro brainstorming di... Ciao bro, grazie. Ciao. Quindi sì, io l'ho vissuta proprio male sta roba qua, perché... l'ho vissuta male, perché ero veramente rincoglionito in quei tempi là. Infatti, mi ricordo che un giorno un nostro amico... in comune Uccio di tempo fa uscì con me, era veramente un signore Uccio in queste cose qua, si comportava bene, infatti mi diceva ma come mai ti sei allontanato sta roba qua. Ma certo, perché risultava strano, vedi, stando sempre insieme. Minchia bro, mi ero veramente rinchiuso in questo uovo di solitudine e ho detto io non esco da qua finché non capisco che cazzo che non va, perché non posso smerdare un'amicizia dopo l'altra così tanto. Vabbè, dopo... l'hai capito. Sì, dopo è successo di nuovo, ma... Questo è importante. Ciao, bro. Ciao. Dopo l'ho capito, ma... cioè, è risuccessa sta cosa con altre amicizie, ma erano molto più ragionate, nel senso che... Okay. Adesso è colpa loro, che sa di presunzione, però... Sì, ero sballato in quei periodi, bro, non capivo niente. È un problema molto, scusami, è un problema molto comune fra chi, ho notato, fra chi, Rover Random, benvenuto proprio Obesi, e grazie della donazione, Giordano Nano, non Anano. Giordano Nano donato, 20 euro, tanti auguri Marco, tieni vai a prenderti un me ne prendo uno però milanese, che è brutto e costa assai, grazie dei 20 euro bro, ti amo. Ah, Rover Random, grazie per aver regalato un abbonamento a Keros 92. Grazie mille ragazzi, mi stai facendo un sacco di regalini. Ti che sto dicendo? Che poi hai capito? No. No. Stavo dicendo? Ah, che ho notato questa cosa qua parlando con altri influencer. Ah, okay. Che è molto comune fra chi diventa famoso da piccolo. Tipo, gli arriva una specie di blocco mentale in cui pensa che il mondo è ai suoi piedi, in un certo senso, e che quindi può permettersi di trattare male la gente attorno a lui o comunque...
avere quella malizia tipo da stratega di sto cazzo. Un buon compleanno. Mio diavolo. Anche perché io mi ricordo benissimo che ogni volta che usciva un suo video, parlo tipo di MSN, un sito bello, Facebook, Micchia, sito i primissimi. Carotina Ribelle, grazie per l'abbonamento. Per noi che stavamo con lui praticamente tutti i giorni, cioè era una cosa veramente fighissima, anche perché erano i primissimi. Ma io non mi ricordo, che tipo comunicavamo su quello che facevo io. Oh, sì, come no? Io non mi ricordo. Hai rimosso niente. Tutto. Sì, assurdo. Ne discutevamo. Anche in macchina, soprattutto quando ascoltavamo musica. E andavamo, che ne so, in posti. A mare, eccetera, eccetera. Questa cosa me la ricordo. Io, allora, ti dico cosa mi ricordo legato a te. Mi Dai. Ricordo, ovviamente, la storia di Micaela. Bene. Assurda. Ciao, Micaela, se ci vedi. Ma ci segue, non lo so. Io con lei mi sento a volte. Ah, io no. Non ti sei più sentito? Dopo 10 anni, no. Ci siamo rivisti una volta. Stato imbarazzato. È stato cringe. È stato un disagio incredibile. Ops, Sammy, grazie per l'abbonamento. Ci siamo visti a... Ciao, ciao, carissimo. Ciao a tutti quanti. Che bello che ti conoscono. Grande. Ce l'ho fatta, volevo solo questo. Ci siamo... Supercree98, Edge Gruppos, grazie per l'abbonamento. Grazie. Bellini, pane e vino. Ci siamo rivisti a Piazza Cairoli. Non riuscirai mai a prendere l'aspetto. Okay. Tu vedi qua che fanno le parole. No. Grazie, Sgruppols. La tua serie è una merda. Scherzo, non l'ho visto. Anche perché questa è la mia terza volta su Twitch, quindi in realtà ancora non sono pratico. Ed è un buon allenamento questo, quando già tutti ti conoscono. Ora ti succede la cosa mia, di essere un pezzo di merda per tipo 6 anni. No, e per poi, favore, no, perché non ho fatto niente. Dicevi? Allora io ti dico quello che mi ricordo. Qualcuno ha scritto Piazza Cairoli, vedi, forse già conosce. Già, vabbè, c'è tanta gente. Allora, mi ricordo. Vai. Le robe a mare. Sai, allora, cioè, il fatto è che quando è entrato Giuseppe sul gruppo, anch'io ho avuto quella specie di cosa che hai avuto tu. Perché sì, ero infastidito dal fatto che lui aveva un po' questo atteggiamento così. Era abbastanza invasivo. Era molto Alcune invasivo, volte era molto invasivo. Ma io ero combattuto da questo fatto qua, perché io lo trovavo davvero sopra tanta gente. Io penso che lui sia una cazzo di testa pazzesca. E quindi gli volevo bene, ma allo stesso tempo era invasivo molto. Appunto. C'era anche a dire che era molto piccolo. Quindi sì. Un po'. Era il più piccolo del gruppo lui. Sì, quindi. Non mi quanti anni avessero. Quindi era anche uno dei motivi che ho detto sì, ciao, mi scoccio così. Però sì, mi ricordo le cose a mare. Mi ricordo quando siamo andati a fare quel video là. Ma. La passeggiata a mare. Ce l'hai ancora? No. Ho perso tutto, ma non, stavolta non l'hai fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Ok. Si rompono gli hard disk, non ci posso fare niente. E ti ricordi che base c'era? La base era... Io me la ricordo. Era System of Down. Era System of Down. Ed era... Eat over grass. Ah, eat over grass. Ci può. minchia, sono fatto schifo. Aspetta, gli album. Cazzo, no. Che era? Mesmerize? Sì, quello o era Hypnotize. Era Mesmerize. Mesmerize. Comunque, la canzone finita, Chop Suey, la mia è Known del primo album. Anche quella è fighissima. Primo album di System of a Down, secondo me, è stato il vero album di System of a Down. Dear Dance era fighissimo. Dear Dance pure, fantastico. Ma c'era un sacco. Erano sporchi e incazzati. È vero. Parlavano poi sempre di guerra, spesso e volentieri. Anche perché loro, sì. Vabbè, ma tu la sua lista l'hai ascoltato, Sostanzia? Sì. Bravissimo. C'era quella specie di malinconia alla... Ha fatto anche un disco con suo padre, mi pare. Sì. Bello. Una canzone, non un disco. Ma una canzone, ok. Che ti volevo dire? Tipo i fan stupidi italiani del cazzo li odio. Un giorno è venuto qua in Italia, ha fatto uno dei suoi CD orchestrale. Minchia, bellissimo. Era molto bello. L'ha portato qua in Italia e la gente sotto dice, fai Chop Suey. Ma è assurdo, non la gente non capisco un cazzo. Ah, penso anche lui ci sia rimasto di merda voi. Che deve dire? Certo. Ragazzi, non ho la chitarra di Darren, scusatemi. E soprattutto non ci sono, cazzo. Già. Però erano un gruppo potente, incazzato e super sperimentale. Sì. Loro erano super sperimentali. Erano, ma sono stati quasi i primi per il loro genere. Sì. Anche perché mi ricordo avevano pure un'accordatura strana, non era normale. In Drop C. Questo me lo ricordo. Figo. Fighissimo. Comunque il loro periodo migliore era 2002, secondo me. I primi 2000. Quando ancora di queste band non esistevano tanto. Secondo me Steal This Album è super sottovalutato. Sì. È il secondo?
secondo Steel album. Disaster era quello con la copertina bianca, con l'etichetta Steel Disaster. Perché secondo gli faceva schifo, erano tipo tutte B-side, hanno detto non vale venderlo, quindi Steel Disaster. A me piacevano un sacco, no, tutte, in, c'era Innervision, c'era Roulette. Roulette è fighissima, la ballad acustica, andremo per ascoltare Lost in Hollywood pure. Lost in Hollywood che quella era sperimentalissima, una two-parter Lost in Hollywood. Sì, però che bello. Dai, dai, bei ricordi, queste qua bei ricordi. Già. Almeno questi. Già, già, già. Ah, cavolo. Io... il fatto è che ho passato così tante fasi, così tante veloci, così tanto velocemente, che non mi sono affezionato a nessuna. Perciò ogni volta che penso a un periodo della vita, di peso, o da un videogioco, o da una musica, o anche da un cartone, da un modo di vestire, non è che mi fa schifo, ma non dico, wow, quel periodo là. Dico solamente... quello è stato un numero, okay. Quello è stato un periodo, un momento della vita. Già, già, assurdo. Che poi passa. Momenti live, ragazzi, aspettate. Amico, ehi, sei sotto? Sì, sì. Adesso te le mando. Ci sono visite. Vai. Ma dove sei? Proprio al portone principale? Ok, ok, le faccio scendere al citofono. Ok, ok, grazie. Arrivo, parlo con la chat. Ok. Vabbè, leggo qualche commentino, dai. Dite, ragazzi, dite. Dario.